il top ragazzi, ma anche voi fate questi top terribili come Alessandro Pizzi, dai guardate il video! Ragazzi allora, anche voi fate il top, anche voi. Allora, ci sono almeno 3 errori nello swing che causano il top. Il primo ragazzi, il più palese, il più facile, che vedete tutti i giorni, che dite ai vostri amici: ti sei alzato, quindi hai perso gli angoli, si è alzata la schiena, si sono raddrizzate le gambe, cioè perdete la distanza che c'è tra il centro di rotazione e la palla, e quindi prendete la palla in testa. Sì. E poi l'altro è quello che fate tantissimi di voi, che vedete tutti: ah, ma è scucchiaiato. Quindi cosa vuol dire? Che all'impatto, al posto di avere le mani davanti alla testa del bastone, le mani praticamente cedono, la testa del bastone passa davanti alle mani, quindi il bastone va verso l'alto e lo prendete top. E poi ce n'è un altro, sì, che è quello più brutto, che quando voi arrivate all'impatto le vostre braccia sono piegate, e quindi piegandosi si allontana dalla terra, e quindi prendete la palla un'altra volta in testa. Ma quindi siamo qua per eliminare il top, definitivamente, assolutamente, ragazzi, da eliminare. Quindi ecco a voi i drill. Ragazzi, allora, il primo drill, quello proprio più brutto, perché la schiena si alza. Quindi vi mettete in posizione, immaginatevi di avere una porta, bam, appoggiata sulla schiena. Iniziate a fare dei mini swing mantenendo la porta inclinata come la schiena, e toccate terra, proprio perché la posizione non cambia. Una volta che iniziate ad aumentare lo swing, in avanti non finitelo, rimanete lì, perché poi da lì piegherete le braccia e andrete sul finale. Quindi mantenete la porta appoggiata alla schiena, quando vedete che toccate, finite lì, e da lì piegate e andate su nel finish. Ragazzi, fantastico, fatto. Da provare assolutamente. Poi, il mio, come si fa ad avere le braccia distese all'impatto e nel post impatto? Tutti questi swing con le braccia rattrappite, no, bisogna eliminarle. Drill semplicissimo, pallina, un bel tee che metterete davanti alla vostra palla a un grip. L'esercizio qual è? L'esercizio è provare a colpire il tee davanti alla pallina in modo che le braccia si distendano. Quindi se io arrivo all'impatto e cerco di colpire dopo l'impatto il tee, in automatico le mie braccia si distendono, e quindi avrete colpi più solidi, mani più avanti, braccia distese, e eliminerete finalmente il top. Quindi ragazzi, noi vi stiamo guardando, se vi state allenando, se state cercando di fare questo video, questo esercizio. Esatto, quindi ragazzi, assolutamente dovete iscrivervi al nostro canale YouTube. E poi Facebook, Instagram. E mi raccomando, mettete mi piace, un bel commento qui sotto. E mi raccomando, fateci vedere i vostri video, se anche voi distendete queste braccia dopo l'impatto e eliminate il top. Per un golf perfetto.